Andare a votare l'8 e 9 giugno per le elezioni europee ed assegnare alla campagna una voce più forte in Europa. E questo è il motivo ricorrente negli ultimi appelli di campagna elettorale che in queste ore stanno ripetendo i 50 candidati campani candidati nella circoscrizione sud. Il tasso di partecipazione alle votazioni europee è in continua crescita su scala nazionale. Nel 2014 ha votato il 42% degli aventi diritto al voto, nel 2019 il 51%, ma più di un esperto segnala che il rischio astensionismo è alto se non si comprendono le ragioni del voto stesso. Ecco che allora in campagna si moltiplicano in queste ore manifesti, brochure, slides durante gli eventi politici, in cui si spiega con chiarezza il ruolo dei parlamentari europei, che è di ascoltare le preoccupazioni di singoli, gruppi, imprese, di interrogare e fare pressione sulla Commissione europea e sul Consiglio dei Ministri a loro nome, di discutere e votare le proposte di legge. Esempi di norme su cui si esprimono i deputati sono i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza, l'uso dei pesticidi, come è avvenuto lo scorso 22 novembre quando il Parlamento europeo si è espresso contro il dimezzamento dell'uso dei fitofarmaci, un provvedimento accolto con favore dalle associazioni degli agricoltori campani perché il PIL del comparto agricolo vale 4 miliardi, occupa 150.000 addetti e trae nell'intera economia del Mezzogiorno. Thank you.